anche questa mattina colazione da Starbucks, perché all'estero funziona più o meno così. Caffè latte e muffin al cioccolato, cheesecake di cioccolato. Intanto stavo rimirando i 5 pound nuovi di plastica, al tatto sembrano finti e fra l'altro sono anche trasparenti, mi potete vedere anche attraverso, stranissimi. È la chiesa di St. Mary, che non so per quale motivo mi ricorda Viper Vendetta. Non so se c'entri qualche cosa o sia solo la mia mente malata. E oggi, mentre cammino verso la stazione di Waverly, ho deciso di prendere un beverone inglese. Come potete vedere è un doppio concentrato di arancio, zucchero e qualsiasi altra cosa. Vi posso assicurare che mi sono già pentito di averlo preso, è veramente una cosa imbevibile e solo per gli amanti del genere, ecco, capito Daniele? Visto che non mi voglio far mancare nulla, ho deciso di salire sul vulcano qui da Edimburgo, vulcano spento già da anni. Questa, potete vedere, è la salita. Il mio faccione, dopo 200 metri, forse anche 50, è già senza fiato. Guardatevi i colori autunnali e il panorama di Edimburgo, molto bello. Fatto circa in 500-600 metri, un 100 metri di dislivello, che non è propriamente poco. Ne ho ancora un po' da fare, non so quanto ne avrò voglia, però lo spettacolo è veramente bello. Ecco, a me piacerebbe, o meglio, sarebbe piaciuto arrivare fin lassù, vedete questo cucuzzolo qua, è il punto più alto del parco di Holyrood. E però, visto che siamo arrivati a metà dell'altezza, sono qui che ho la lingua fuori e soprattutto perderei tutta la giornata per salire, quindi visto che ci sono altre bellissime cose da vedere, proseguo col giro e vado alla Dynamic Earth, un giro in tutta la storia del mondo, speriamo che sia bello. La prossima volta che vengo, credo che verrò a Edimburgo, di sicuro la vorrò scalare questa montagna. Ho scalato montagne in Giappone e che io non posso scalare montagne in... Piccolo scoiattolo, ciao! Ti fai riprendere? Non è un gatto, non si gira. Bellino lui. No, non so quanto riusciate a vedere, ma c'è una cornacchia che sta bisticciando con uno scoiattolo per del cibo. Sono bellissimi, alla base dell'albero. Guardalo. Quello che vedete alle mie spalle è la Dynamic Earth. Io non capisco perché in Italia non ci siano posti del genere per bambini e anche tantissimi adulti che facciano vedere la storia e la scienza e questo mondo su che cosa si basa. Quest'oggi a pranzo sono riuscito a prendere finalmente una colazione all'inglese e potete vederne i risultati qua. Mi faccio i complimenti da solo e ho fame. Ho deciso di prendere l'autobus. Dentro al giardino botanico di Edimburgo, bellissimo in autunno. Adesso vado a vedere la serra, molto bello e tutto molto curato. Ok,
Sono dentro al giardino botanico. È molto caldo, infatti l'obiettivo secondo me si sta anche già appannando. Molto, molto suggestiva la cosa. Wow. Questo è quello delle orchidee. Come sempre qua dentro la temperatura sarà 10-15 gradi in più di quella normale. Molto bello. Siamo in un habitat desertico e si ritrova le bandierine delle preghiere tibetane. Molto bello anche questo. Fa denotare un'apertura mentale che noi in Italia probabilmente ce la sogniamo. Oramai è il tramonto, sono da poco passate le 4. Quello che vedete dietro di me è lo yacht Britannia e questo è quasi il Mare del Nord, quasi, perché ci manca poco al fiume che sfocia. Ecco una piccola panoramica con tanto di sole al tramonto. Giornata fortunatamente bella, tra un po' riprendo l'autobus per tornare in centro a Edimburgo. Abbiamo appena lasciato l'Ocean Terminal, dove c'è il Britannia. Stiamo ritornando a Edimburgo. Buonasera a tutti. Questa sera sono da poco passate le 6 di domenica e sono già al pub a mangiare, perché questi più o meno sono gli orari. Abbiamo una bella birra IPA già a metà, ancora prima che mi consegnassero le cose. Poi, cosa ho preso oggi? Del pane all'aglio, e qui subito si capisce il buon gustaio, e per finire una zuppa, sì, ho detto voglio provare anche la zuppa, norvegese al burro. Voi lo starete vedendo malissimo, è piccolissimo, però quello è il castello di Edimburgo illuminato la notte dal parco, bellissimo.